Sono aperte le prenotazioni per assistere agli incontri e alle conferenze della rassegna Il Piemonte in Giardino, che anche quest'anno torna ad animare dal 9 al 18 giugno il giardino di Palazzo Sormani in Piazza Solferino a Torino. La Regione stanzia oltre 260.000 euro a favore di 8 sistemi bibliotecari per contribuire a digitalizzare e valorizzare le testate giornalistiche locali. Il progetto era stato definito nelle linee principali del convegno tra la carta e il web, le nuove sfide dell'informazione locale, promosso da Consiglio e Giunta regionale con la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali. A Torino, in via Francesco Miglio, si è svolta la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in ricordo di Emanuele Iurilli, vittima del terrorismo, fortemente voluta dall'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e realizzata con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e della città. Il 2 giugno l'Auditorium Rai di Torino ha ospitato un concerto in occasione della Festa della Repubblica. L'evento ha visto per la sesta volta la collaborazione del Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Il liceo Grigor Moisil di Timișoara, in Romania, ha fatto visita al Consiglio regionale. L'iniziativa di scambio giovanile in Europa rientra nell'ambito del progetto bilaterale denominato Comenius, con il liceo peano di Tortona. Una conferenza sulle meridiane tra arte, cultura e scienza si è svolta alla Biblioteca della Regione. Il relatore, nell'appuntamento che ha concluso il ciclo avviato con la mostra sui calendari storici dei Carabinieri, ha tracciato una breve storia degli strumenti di misurazione del tempo. Agli inizi del secolo scorso un costume femminile lasciava Ostana con destinazione Roma in occasione dell'Expo. A 100 anni di distanza Marietta, grazie anche al sostegno del Consiglio regionale, è tornata a casa e troverà collocazione nel Museo di Ostana.